Adesso potete chiedere quello che volete. Ho avuto il mio cocktail martini. Eccolo là, una mano, quanto offri? Chi c'è? Chi è? Dov'è? Perché? È giù in fondo di là. E devi venire qui, se no... Meglio se vieni sul palco. Un applauso per il coraggio. Come siete diventati? Non intanto, beh, io come molti ragazzi da mia, molti doppiatori, sono cresciuto in questo ambiente. Mio padre e mia madre stavano in questo ambiente, quindi ci sono ritrovato, e da una parte per fortuna, perché insomma poi ho avuto un lavoro, e quindi io ci sono cresciuto in questo ambiente. Non saprei dirti se magari i miei genitori avessero fatto altro, se avessi fatto questo lavoro. Però io ci sono nato, la mia prima cosa l'ho fatta a 6 anni, ma perché una volta era: quanti anni c'ha tuo figlio? 6, ma fa sta voce qua, vabbè, via, riproviamolo. E quindi era così, insomma, ed è così tuttora, diciamo, tra virgolette. Diciamo che sono un po' più aperto adesso il campo, perché vengono molti ragazzi dall'Abruzzo, ci sono molti grandi doppiatori che sono abruzzesi. Prima sì, Cristian e Roberto Pedicini. Prima era un po' così, dicono la mafia, le famiglie, un po' è vero, nel senso, ecco, noi siamo una famiglia di doppiatori, io, mia sorella, i miei cugini, e siamo tutti nell'ambiente, ma è una cosa normale, è una cosa che capita, ecco. Quindi mi sono ritrovato. Però insomma, se uno vuole fare questo lavoro può. È meglio che non lo faccia. Meglio che non lo fa. Allora, invece io non. Non avevo nessuno in famiglia che facesse il doppiatore, e men che meno l'attore. Io venivo dal teatro, ho cominciato per caso tantissimi anni fa, non si lavorava, non ti permettevano di entrare nel giro, era tutta una cosa di cassa chiusissima, eccetera, per cui ho cominciato a lavorare al doppiaggio in lingua straniera. Doppiavo i personaggi francesi, tedeschi, inglesi, che dovevano avere un accento francese, tedesco e inglese, ma parlare italiano. Questo è stato per un periodo. Poi avevo smesso, questa mosca mi adora, e poi ho ripreso all'improvviso, perché dopo 10 anni mi hanno proposto di doppiare una serie televisiva, ero uno dei protagonisti, la serie si chiamava I Mostri, io doppiavo il nonno vampiro e ero molto perplesso, poi alla fine ho detto proviamo, e da lì è venuto poi fuori tutto. Quindi per quanto mi riguarda è stato un caso, assolutamente un caso. Lascio un attimo la parola a Davide, che ci vuole dire qualcosa riguardo il doppiatore. Sì, era soltanto una precisazione, che poi alla fine è semplicemente logica, però non sempre ci si pensa. Alessio prima ha detto, no, c'è qualcuno dice no, è una mafia, eccetera. Non è così, insomma, nel senso, sono le solite chiacchiere di chi non conosce bene il settore o ha voglia di fare visualizzazioni con una critica facile, sapendo che il pettegolezzo visualizza molto, no? E monetizza molto. Però se ci pensiamo bene, in realtà è normale, nel senso, quante volte ci sono famiglie, cioè ragazzi che magari fanno l'avvocato o il notaio, perché anche il papà faceva l'avvocato, cioè ci sono, oppure medici dove il figlio o la figlia fa il medico allo studio dove era il medico il padre, oppure un albergo a conduzione familiare, o il ristorante di famiglia, o il negozio di famiglia, addirittura il banco di frutta e verdura al mercato. O gli attori, figli di attori che fanno gli attori. Esatto, o i cantanti. Sì, è normale. Cantanti, anzi. Oppure lo stesso Daniel Radcliffe, se non sbaglio, cioè il padre lavora comunque nel cinema, un personaggio del cinema. Quindi non c'è niente di strano, insomma. E l'importante, appunto, che come infatti è, c'è spazio anche per i talenti esterni, che siano veri talenti, insomma, Leonardo Graziano, Cristian Sante, altri venuti fuori il settore, che
avendo studiato seriamente, essendosi applicati, fatto teatro, studiato recitazione, perché bisogna essere attori, e allora si sono riusciti a far strada, insomma, e quindi lasciamo le leggende metropolitane, insomma, nell'angolo delle leggende.